Ciao ragazzi, benvenuti sempre qui nella mia cucina semplice, sono sempre Fiore per voi. Bene, questa sera andiamo a preparare un piatto unico, è un uovo fritto con un tomino morbido e delle verdurine. È semplice, veloce, molto gustoso. Questa è una ricetta che ho rubato dallo chef Barbieri, che io ammiro tantissimo. Andiamo a preparare. Iniziamo con le nostre verdurine. Questa è una brumoise di verdure che io ho già tritato finemente, dove avrò un peperone rosso, un peperone giallo, del porro e della cipolla. La brumoise vuol dire che sono delle verdurine proprio piccole, 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 vedete in questa posizione qua. Io non faccio altro adesso che accendere il fuoco in questa padellina, metto dentro le nostre verdure, prima il peperone, il fuoco deve andare bassissimo, non deve essere un fuoco molto alto, un filo d'olio, poi mettiamo un pizzico di sale e mettiamo anche erbe aromatiche. Qui nel mio orticello prendiamo un po' di basilico, mettiamo un po' di timo, logicamente ci vorrebbero queste erbe aromatiche fresche, ma dato il periodo non ce ne sono. Poi mettiamo della maggiorana, lasciamo andare così per qualche minuto, ci vorranno al massimo 3 o 4 minuti. Non dimenticate però di aggiungere anche dell'aglio. Io ho due spicchi d'aglio che serviranno solo per aromatizzare. Poi lo togliamo, fuoco molto molto basso, perché le nostre erbe devono rimanere croccanti. Mentre le nostre verdurine vanno sempre, mi raccomando, a fuoco molto basso, io prendo un uovo, lo metto in una ciotolina, mi raccomando, non direttamente. Ecco qua. Io non salo l'uovo, perché altrimenti il sale porta via quel colore bello arancione del nostro tuorlo. Accendo il fuoco, metto un filo d'olio, ma proprio un filo, una noce di burro e lascio sciogliere il nostro composto. Per cuocere il nostro uovo noi abbiamo un metodo, come ho visto dallo chef Barbieri, un coppa pasta, lo posiziono al centro, prendo il nostro uovo, cerco di tenere premuto il nostro coppa pasta, versiamo il nostro uovo. Mi raccomando, attenzione, tenete premuto perché può fuoriuscire. Intanto le nostre verdure, ancora un paio di minuti e sono pronte. Abbiamo, come avevo detto, l'aglio che non ci serve più. Ancora un minuto e le nostre verdure sono pronte. Spengo il fuoco, lascio il nostro tomino e lo lascio riposare qua di lato, a fuoco spento, così il nostro tomino si comincerà a cuocersi da solo. Nel frattempo qui andiamo ad aggiungere un po' del nostro burro per aromatizzarlo. Ecco fatto. Spegniamo la fiamma e lasciamo tutto riposare. Le nostre verdure intanto sono pronte. Per aromatizzare il nostro tomino, noi prendiamo dei caperi e li andiamo a tritare finemente. I caperi sono pronti, li mettiamo in questa ciotolina. Ora aggiungiamo un po' di pepe, un po' di finocchio selvatico, poi aggiungiamo della maggiorana
vogliamo aromatizzare il nostro tomino e un po' anche di origano. Poi, dato che oggigiorno la curcuma scende come se piovesse dal cielo, mettiamo una puntina di curcuma. Aggiungiamo dell'olio e con questo prepariamo il nostro aroma per il tomino. Ora impiattiamo, prendiamo il nostro tomino, vedete, bello morbido, aggiungiamo il nostro uovo, togliamo il coppa pasta, raccogliete il nostro uovo, vedete che bello, guardate. Prima di questo aggiungiamo l'aromatizzazione del nostro tomino con questi capperi che abbiamo prima condito con gli aromi. Mettiamo il nostro uovo. Attorno mettiamo le nostre verdurine che abbiamo cotto precedentemente a fuoco molto basso. Mettiamo un rametto di salvia come guarnizione. Un filo d'olio. Eccoci, questo è il nostro tomino con l'uovo fritto e le nostre erbette aromatizzate. Vi aspetto sempre qui nella mia cucina semplice. Mi raccomando, condividete, mettete mi piace, like sulla mia pagina YouTube, Facebook e Instagram. Io vi aspetto, siete sempre numerosi come adesso. Un bacio da Fiore e alla prossima. Ciao ragazzi!